Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di un tag che si chiama La musica che ascoltavo. Quindi iniziamo. Non sono stata attaccata da nessuno perché mi sono autoinvitata da sola. Quindi iniziamo con le domande. Domanda numero 1. Qual era il tuo genere preferito? Vi parlo di anni, 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 da quando ero piccina, 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 piccina. E beh, io ascoltavo. A me quelle orecchiabili mi piacevano, quindi pop, rock e così via. Non ce l'ho una fissa, basta che sia orecchiabile. Domanda numero 2. Qual era la tua band preferita? Il Luna Pop. Piaceva il Luna Pop, sì. Belli. Domanda numero. Peccato che sono soldi. Domanda numero 3. Qual è il tuo cantante preferito? Era Cesare Carmonini. Adesso fa le lagne. Musica, tutte innamorazioni, innamorato, bla bla bla. Non è più come una volta. Domanda numero 4. La canzone che ti faceva piangere o commuovere? Vecchia, vecchia da piccola, no. È stata un po' di anni fa la canzone di sì, Jovanotti, vabbè, no, Jovanotti di Biagio Antonacci, Sognami. Sognami, se nevica. Domanda numero 5. La canzone che ascoltavi l'ha finito? Allora, una volta. Da bambina ascoltavo la canzone Luna Pop 50 Special. Poi ascoltavo Azzurro di Giorgia. Se non vado a te, Azzurro. E Sognami. La canzone che. Domanda numero 6, la canzone che odiavi e non sopportavi. Le canzoni di Gigi ed Alessio. Io quanto ti odio. E non sono l'unica. Domanda numero 7, la canzone che. Col miglior testo. Numero 7 è A te di Jovanotti. A te che sei mio amore grande. E vabbè, sennò poi mi perdo perché la devo sentire e poi cantarla bene. Qual era il tuo. Domanda numero 8, qual era il tuo CD preferito? Avevamo i CD di 883. Bella, bella, quella. Non mi ricordo. La 2 era leggere. No, aspetta, quella gol, sì, quella con la pallina. Facevi avanti e indietro, facevi gol. Tutte le sue canzoni erano belle. Domanda numero 9, qual è la tua sigla di cartoni animati preferita? Ah, Paradiso Terrestre per i miei sontuosi occhi. Tutte e 5 le serie di Sailor Moon. Ovvio, tutte e 5 le sigle. Chi non ama Sailor Moon? Adesso hanno fatto il Crystal nel 2014, adesso hanno fatto fino alla terza serie e non si sa se c'è la quarta o la quinta, quindi devo andare sul sito a vedere se farà una quarta o quinta. Poi su Rai Vulpa a dicembre dovevo mettere tutte le prime tre serie, se non vado errato, di solo con Crystal, con censura raffica. E basta. 10 tagga qualcuno, allora tagghiamo. Ovviamente quando avete tempo, ovvio. Allora. Iniziamo. Allora, taggo Pink Smile, che è l'ultima mia scritta. Poi, per la moglie Gaia Stella, dalla Germania, che saluto. Mi fa morire da ridere con le sue modi di parlare, ma io sono più o meno come lei. Più o meno. Stellina 90. Lo farà più avanti sicuramente perché 2 giorni fa ha avuto il bambino, finalmente è nato Alessio. Voglia di cucinare Antonella. Bravissima, bravissima, bravissima. Chi fa della cucina mi fa venire fame solo vederla. Taggo anche Ambra Stella. Bravissima anche lei. Ricette risate. In pochi minuti, sono bravissime.
Sunny Flavotte Cancello, Emma La, Chiacchier con Stefi, adesso vi vado a prendere, Lady Nicole, Soli di Sicilia, Occhi di Giada, Make Up Occhi Verdi, Cristiana Carpentieri, The Beautiful Side of Life, se lo vuoi fare, non so se ce la facciamo, quando aveva tempo, ovviamente sta traslocando e quindi ha un po' di ritardi. Il mondo di Erika, Ele Orli e così via, chi lo vuoi fare? E questo video è tutto, ci vediamo alla prossima. Per adesso i video make up saranno sospesi e c'è il brutto tempo, 6 settimane, fino alla fine del mese è già brutto tempo, tristezza, infatti il cielo sta piovendo qua a Paderno. E tra poco girerò un altro video con Nicola appena si sveglia, che vi deve ringraziare per il compleanno, gli auguri. Quindi l'ho detto, vi ringrazio. Quindi per questo video è tutto. Ci vediamo nel prossimo video. E alla prossima. E se volete fare qualche domanda, scrivete. Tanto lo so che non scrivete, quindi lo so. Stavo dimenticando, iscrivetevi al canale, iscrivetevi al mio secondo canale, I Stilosi dei Video Game. E non è difficile. Ci sono sempre anch'io. C'è Nicola, il mio ragazzo. Quindi iscrivetevi al canale. Ve vedo, io ricambio sempre. Ciao ciao!